Io sono una che lavora col corpo anche molto. E allora io vorrei leggere l'ultima, che è la ballata della gioia, insieme a Concetta, così. Giorni bui della malattia. Danzando la gioia di vivere, mi viene incontro, prende per mano, mi solleva volteggiando, sorridendo mi sussurra. Non lasciarmi più. Senza di te non esisto. Il mio cuore danza, ritmando un passo antico e amato, quello delle grandi emozioni che solo l'amore sa dare. Dagli occhi una grandine di lacrime. Non si ferma. Sono lacrime di gioia che ripuliscono le croste dei dolori sofferti, della tristezza, cancellandone ogni segno, leggera come una farfalla, continuando a danzare con le mie mani nelle sue, rispondo timidamente. Io, senza di te, non vivo, non lasciarmi più. Tienimi per mano. E i dolori e la tristezza si arrenderanno. Dell'amore e dell'amicizia. Sono diventati una rete che mi ha catturato. Non meritavo tanto. Sono profondamente commossa. Ringrazio tutti, voi qui presenti, che avete lasciato le vostre occupazioni per me. Gli autori, gli artisti che hanno dato immagine e colori alle mie parole, ai miei sentimenti. Il compagno della mia vita terrena, che ha fatto delle mie, riflessioni digitate e inviate per mail soltanto a lui,
una raccolta paziente alla quale ha dato una cornice meravigliosa in questo film che stiamo vivendo tutti insieme. Vi ringrazio tutti, veramente. Allora, Contessa, siamo noi che ti ringraziamo, veramente, ti ringraziamo perché ci hai dato un bellissimo libro. Questi amici artisti hanno donato le loro opere per il tuo libro e quindi io direi che adesso, ho guardato l'orologio, ci siamo tenuti in un'ora, benissimo, e così abbiamo il tempo, io credo, di farci fare la dedica da Concetta. C'è un ultimo ringraziamento che vorrei fare, è una richiesta a lei, siccome non so se l'hai già letta, ma vorrei, siccome a lei già ed è sempre nel mio cuore mia sorella Leila, io vorrei io non ho partecipato a tutto questo, giusto? E ringrazio, è stato una sorpresa. E ringrazio tutti, ma vorrei ricordarla insieme a voi. A lei, la tua sorella? A lei, la tua sorella? Ah, un bel pensiero. Allora, mentre Ilaria, giustamente, certo. Queste sono scritte in aria al 24, Cerca sugli occhiali. E quindi no, quella è scritta piccola. E quindi faccio così, e inforco gli occhiali, come si dice. La mia volta è la mia vita che leggo con gli occhiali. Capita che. Grazie. Sale alla gola un'amarezza profonda che soffoca. L'assenza di chi non è più non muta col tempo. La morte non chiude, non cancella, genera nuove emozioni. Ricordi, desideri, sogni si confondono. Per mano mi conduci nel giro tondo della nostra infanzia, sorellina mia, e tutto diviene lieve. Sento il tuo respiro, il tuo profumo mi inebria, la tua voce risuona gioiosa, le nostre risate volano nell'eternità. Sì, allora io direi, dopo questo giustamente fuori programma,